Ciao, questo è un video dedicato alla mia fitness routine e la mia health food routine. Ci tenevo tanto a fare questo video perché la fitness, il mantenermi in forma fa parte proprio della mia vita, non posso farne a meno. Non che io sia una stecca, perché comunque io ci sto lavorando ancora, non ho un punto fermo che mi dico sono arrivata, assolutamente. Tant'è vero che comunque adesso sto facendo questa mia fitness routine e alimentazione sana da aprile. L'alimentazione è veramente da gennaio, però l'abbinamento dell'alimentazione sana e corretta più le attività sportive giornaliere e quotidiane le ho iniziate da aprile in poi. Da quando sto facendo questa routine per me, ho riscontrato un certo benessere, equilibrio psicofisico. Grazie a questo abbinamento di attività sportive e alimentazione sana, ma non dimagrante, ce lo tengo a dire perché io non voglio dimagrire, non voglio diventare un filo, un bastoncino. Queste attività fanno parte ormai della mia abitudine quotidiana e grazie a queste io sono riuscita a trovare un equilibrio psicofisico, e anche perché ho avuto problemi di disordini alimentari in passato. Adesso sono completamente equilibrata e non ho tutta questa gran fretta di dimagrire. La prendo con molta filosofia, con molta serenità e tranquillità. C'è da dire che comunque ho avuto anche dei risultati. Non tanto di calo di peso, ma quanto proprio di qualità del corpo, proprio più tonico, più elastico, la cellulite si è praticamente ridotta al minimo, la ritenzione idrica non so neanche più che cosa è. E sono dimagrita da gennaio fino adesso 6 kg, senza difficoltà, senza tanti sacrifici, mangiando di tutto, mangiando, sgarrando anche, perché a me piace la pizza, mi piacciono i dolciumi, mi piacciono, ogni tanto mi concedo qualche frittura, ogni tanto, tipo una volta ogni 2 settimane, una volta al mese. Non lo faccio per dimagrire fondamentalmente, è un obiettivo secondario. Il mio obiettivo è quello di stare bene. Come sapete benissimo, la mia alimentazione è incentrata soprattutto, anzi esclusivamente, in una linea vegetale, cioè sono vegana. E sono vegana da non tantissimo, quindi sono neanche un anno, però ho riscontrato dei vantaggi non indifferenti, nel senso la mia scelta di alimentazione è scattata all'improvviso leggendo, documentandomi, leggendo alcuni libri tipo The China Study. Famosissimo, però non mi dilungo tanto in questo argomento perché farò un video a parte. C'è da dire che io non mi privo veramente di nulla. Se io ho voglia di una pizza con le patatine, io me la prendo, non ho problemi, perché secondo me è più il danno della privazione, della voglia di voler mangiare una cosa, che non il fatto di privarla 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. Ovviamente la regola è sempre la stessa, moderazione. Quando io mangio ad esempio un pacco di patatine, che poi non è che le mangio tantissimo, non c'è da dire, il giorno dopo cerco di fare più attività fisica del previsto e mangiare più roba, verdura cruda, meno cereali, in modo tale da ammortizzare le calorie. Cioè mi so regolare
questo senso. Non è che magari si sgarra una volta, oddio, vabbè, ormai è fatta, facciamo anche una seconda, un terzo sgarro, ed è lì che poi c'è il problema di accumulare adipe e accumulare comunque ritenzione idrica. Poi, come sapete, mi piace molto cucinare, mi piace molto pasticciare, sperimentare, veganizzare, tutto ciò che è di tradizione pugliese, perché noi siamo tutti di buona forchetta, basta pensare alle focacce, panzerotti, pasta al forno, parmigiana. Mi piace molto dilettarmi in cucina, sia per piatti dolci, sia per piatti salati, sia per piatti esotici, anche perché mi piace spaziare nel mondo culinario in tutte le sue forme. Allora, la mia routine: al mattino bevo appena sveglia un mezzo bicchiere con un succo di limone. Se tiepido è meglio, appena sveglia. Poi vi linko qui sotto nell'info box il link del mio articolo blog a cui parlo delle motivazioni, dei benefici per cui si debba bere quest'acqua e limone a primo mattino a digiuno. Dopo una mezz'ora circa mi bevo un centrifugato prodotto con la mia amatissima centrifuga Philips, che adoro. Poi recensirò accuratamente tutti i miei prodotti che non mi devono mancare in cucina. E diciamo che faccio con i prodotti, con le verdure, con la frutta che ho in casa. Ad esempio mi faccio pompelmo rosa, sedano, mela, carota, zenzero e limone tutto insieme. Se ho la prugna metto la prugna, se ho l'uva metto la prugna. Diciamo che vario molto il centrifugato in modo tale di prendere a random tutti i nutrienti, i principi nutritivi di questi fantastici prodotti della natura. Poi ovviamente vi lascio qui sotto qualche ricettina, qualche link che ho scritto sul mio blog sui centrifugati che di solito faccio. Dopodiché accendo l'incenso, faccio una breve meditazione e poi faccio 30-40 minuti di yoga, che è il mio segreto per mantenermi in forma. Dopodiché faccio le mie faccende domestiche, se devo andare a fare la spesa faccio la spesa, cucino per il pranzo, insomma faccio le faccende di una bravissima, modestissima casalinga. Per il pranzo, invece, adoperiamo sia io che mio marito una dieta che comporta la trilogia di nutrienti necessari, cioè un piattino di cereali che può essere orzo, farro, riso integrale, misto, miglio, quinoa, vario molto. Ogni giorno cambio. Il secondo piatto della trilogia sono verdure che possono essere più o meno proteiche, prediligo molto cavolfiori, broccoli, verdure varie, foglie verde, comunque vario parecchio, a seconda poi comunque della stagione. Mi piacciono molto i cavolfiori di Bruxelles, sono altamente nutrienti e proteiche. E come terzo piatto della trilogia, appunto, trilogia che è il Signore degli Anelli. I legumi, oppure se sono già proteiche le verdure della seconda portata, in insalata cruda, carote crude, lattuga, rucola,
vario un attimino in modo tale da avere quanti più nutrienti possibili. La stessa regola che vale dei centrifugati. Non mangio la frutta dopo pranzo, anzi preferisco mangiare la frutta eventualmente se ho già fame prima di pranzo, un mandarino o una mezzanela che condivido con i miei cani, i miei figli pelosi che impazziscono per la frutta, sono vegani anche loro. È sbagliato mangiare la frutta dopo pranzo perché ostacola il lavoro digestivo. Sul web, su questa notizia, ne potete avere tante. Verso le 4, 4 e un quarto circa, dipende se è pieno inverno oppure autunno o primavera, mi faccio la mia corsetta di 7 km per la durata circa di 50 minuti. Mi adopero con il telefonino e le cuffie, il porta il braccio che porta lo smartphone, metto le mie musichette preferite e ho una playlist proprio dedicata alla corsa e metto in funzione l'applicazione Runtastic. Non ho mai provato altre applicazioni, ma mi sono soffermata su questa perché mi trovo molto bene. Runtastic è però la versione standard, non quella pro, quella a pagamento non mi interessa perché l'umidità, il calore non mi interessa. A giorni alterni, oltre a fare yoga e corsa di un'ora circa, aggiungo una sessione di workout con i pesi o a corpo libero. È un tipo di allenamento che si chiama Tabata, non so se avete già sentito parlare di questo tipo di allenamento. È un allenamento che implica sia i pesi che il corpo libero ad impatto alternato a intensivo a quello medio, in modo tale da tenere i battiti cardiaci sempre a un certo livello ed è altamente brucia grassi. È detto anche i HIIT, vi lascio qui sotto il link che parla proprio di questo tipo di attività. Cosa faccio? Mi aiuto con i video di alcuni canali che mi piacciono di più per questo tipo di allenamento e sono prima di tutto Fitness Blender, Correfex, che è una ragazza italiana, si chiama Rox mi pare, e l'altro è ZWOW, che è una ragazza, un ex pornostar, che si è lanciata nel mondo del fitness ed è molto in gamba. Io ve li consiglio questi canali per poter, se volete, intraprendere questo tipo di allenamento. Sono molto pesanti, molto intensi, ecco perché io faccio 3 volte a settimana, perché comunque sia già quello che faccio è abbastanza intenso. I risultati si vedono, già dopo un mesetto, quindi la pancia sparisce, i glutei si alzano a certi livelli, insomma ho avuto parecchi giovamenti. Il tutto praticamente, il mio allenamento comporta 6 giorni su 7. Il giorno di riposo è a random, dipende da quello che ho da fare.
non so se ad esempio devo farmi una giornata con l'enne in testa, non vado sicuramente a correre. Ad esempio, non so se devo andare a fare una serata in trasferta, che non devo stare a casa, insomma, dipende, però linea di massima è intorno a metà Comunque ci settimana. tengo a dire che lo yoga è la colonna portante della buona riuscita di tutti questi allenamenti giornalieri, perché mi ha permesso di beneficiare e di migliorare la mia respirazione, la mia resistenza, la mia concentrazione e soprattutto, che non è una cosa da poco, il mio equilibrio psicofisico, perché mi ha reso l'autostima a mille. Sono molto più serena, sono molto più tranquilla e ci sono vari benefici anche a livello personale, con le relazioni, con mio marito, con i miei genitori. Insomma, io ve lo consiglio almeno fare 3 volte a settimana una lezione di yoga. Io lo faccio a casa, non vado in palestra o non vado in qualche centro, vado semplicemente su YouTube e come per il discorso dell'allenamento Tabata, io vado a rivolgermi ad un canale. Al momento seguo le lezioni di Fight Master, che vi lascio il link qui sotto. Questo è tutto, questa è la mia fitness routine e la mia food care routine per mantenermi in forma, diciamolo in italiano, dai. Vi posso fare un altro video se volete, se su richiesta, dei prodotti must alimentari che prediligo, che non devono mancare nella mia dispensa, nel mio frigorifero. Un'altra cosa che comunque non ho detto è che sì, sicuramente l'acqua, bere tanta acqua è importante, però per l'alimentazione che conduco io mi comporta a già ad assorbire, ad assimilare tantissima acqua, perché io mangio tantissima frutta e verdura, quindi più di 2 litri io non li riesco a bere, perché non ho sete, non ho bisogno di idratarmi a tal punto. Anzi, vi posso dire di più: è meglio assimilare acqua dai vegetali che non dall'acqua stessa. Poi ne parlerò ovviamente più approfonditamente su questo discorso, ci sarà sicuramente occasione per fare un video su quello che penso. Un bacio affettuosissimo a tutti, spero che vi sia piaciuto questo video personale, questo video chiacchiericcio, il mio primo video chiacchiericcio, e a presto, al prossimo video, ciao!